E salve a tutti ragazzi, sono sempre io, Wesley Hunter. E ora vi chiederò, quanti di voi riconoscono questa schermata? Ebbene sì, stiamo per giocare la Director's Cut di Resident Evil. Un gioco che, devo dire la verità, ha segnato la mia infanzia davvero tantissimo, perché per la prima volta mi ha fatto conoscere gli zombie. E ricordo che mio fratello lo usava per terrorizzarmi quando avevo circa 6 anni, quindi davvero. Non ho bei ricordi di questo gioco e sinceramente non credevo che un giorno l'avrei mai rigiocato, però pensandoci mi sono detto perché no? E allora perché non cominciare? Ecco, abbiamo qualche problema con il driver audio probabilmente. Alpha team is flying around the forest zone situated in Ma che northwest Raccoon accidenti? City. Alziamo un po' il volume. E vediamo cosa riusciamo a fare. Speriamo che il driver audio collabori. Cercherò di non intervenire, di non disturbare, ragazzi. Alpha team is flying around the forest zone situated in northwest Raccoon City, where we're searching for the helicopter of our compatriots Bravo team, who disappeared during the Middle Forse è il Ascension. caso di fare un po' di traduzione. Comunque, ha detto che stanno volando verso la foresta di Raccoon City dove si Bizarre è murder cases have recently occurred in schiantato Raccoon City. in There are mezzo di questa outlandish foresta e reports of l'Alpha Team è families being stato attacked by perso. a group of about 10 people, Horror Raccoon, more victims victims there. apparently eaten. Parla di Bravo team persone went to the che hideout of almeno the in group apparenza and sembrano essere disappeared. state divorate vive e di diversi assassini, casi di assassinio molto strano. E questa, se non ricordo male, era la fase iniziale. C'era una fase video niente male registrata con attori in carne ed ossa. E devo dire che questa idea non è niente It was male. Bravo team's helicopter. Nobody was in it. Ed ecco il team But Bravo. strangely, most of the equipment was still Barry. there. Wesker. However, we soon discovered why. Jill Valentine. E Chris Redfield. Cani demoniaci. Ma è normale che sia in bianco e nero? Ecco, cani demoniaci come sempre. Accidenti. Ed ecco il primo a fare una brutta fine. Il nostro amico è morto. Elicottero di niente. Il pilota più scemo che si possa trovare di un elicottero. Come sempre cani bestia. Forse ce l'abbiamo fatta. Siamo arrivati in salvo. Madonna, veramente non è un cane, è un demonio. Ed ecco il cast, Chris Chris Redfield. Redfield. 25 anni, alto 1,81 m. Not Jill bad. Valentine. Barry Burton. Sempre stimato Barry per la Magnum. Scusate Rebecca Chambers. ragazzi, ancora qualche residuo dell'influenza del mal di gola, quindi non fateci caso. Ecco Albert Wesker. il mito. Perdonate per Evil. l'interruzione, ragazzi. Abbiamo avuto qualche problema tecnico. Sono scappati nella villa, dove pensavano di essere al sicuro. Almeno così credevano. What is this? Wow, what a mansion! Speriamo che il driver radio non mi faccia altri brutti scherzi. Captain Wesker, where's Chris?
Abbiamo scelto a proposito di giocare come Jill Valentine Don't open perché, that door. beh, tanto per cominciare, Chris. in effetti è What una is it? scelta migliore perché l'avventura di Jill, da quello che ho Idiots, capito, dovrebbe Chris. essere quella più, tra virgolette, Now, Jill, facile. can you go? I'm going with you. Chris is our old partner, you know. Chris è un vecchio Okay, amico, sai. let me handle this. Ok, fatemi prendere cura di questo. Stay alert. Fate attenzione. Pure state in allerta. Ci avviamo verso la porta. Ecco, ora che mi ci fate pensare, una delle cose che non sopportavo di questo gioco erano proprio le animazioni estremamente lente delle porte, utilizzate per coprire i lunghi caricamenti di questo Dining gioco. room. Ma pazienza, ogni gioco ha i suoi difetti. Ed eccoci qui nei primi istanti di gioco. Ci muoviamo per Villa Spencer, che con un quadrato si corre. What? Ah. What is this? What is it? Blood. Sembra ketchup Jill, spiaccicato sulla see pellicola, if you ma can vabbè. find any other clues. I'll be examining this. Va bene, Barry. Hope this is not Chris's blood. Spero che non sia il sangue di Chris. Abbiamo qualcosa? Sì. Una bella beretta. Not bad. Beretta M9-2FS, automatica con 9 mm. Not bad. Il classico coltello useless, come sempre. E ora andiamo a fare l'unica parte di questo gioco che ricordo. Andiamo a fare l'incontro con il nostro primo zombie. La scena che ha segnato l'infanzia di molti di noi, questo incontro con questo gentleman. Torniamo indietro da Barry e aspettiamo che ci salvi il sedere. Barry? What is it? Let me take care of this. Porta Barry. Vai con la Magnum. Tre colpi di Magnum con headshot per ucciderlo. Mio Dio, quanto saranno difficili da uccidere gli zombie adesso. What is it? Che cosa diavolo Kenneth was killed too. Maybe by this creature. è? Kenneth è stato ucciso. Forse da Anyway, questa creatura. let's report this to Wesker. Andiamo a fare il rapporto a Wesker. Yep. Let's go. Dinner utensils. Andiamo. Andiamo da Capitan Wesker. Cominciamo bene. Wesker! Help me look for him, Jill, and don't leave this hall for the time being. Aiutami a cercare il capitano Wesker e non lasciare l'hall fino a che non sarà il tempo. There's no time to check it. Non c'è tempo per controllarlo. Facciamo un giro da queste parti. C'è niente qui? No. Ah no, quello era l'Austin Nightmares di Resident Evil 5. Ok. Find anything, Jill? Nothing. What is Trovato this niente, all Jill? about? Niente. I can't figure it out at all. Non riesco a capire. It's me too. Now it's Wesker's time to disappear. Strano I anche don't per know me. what's going on. Non so cosa sta Well, succedendo. it Adesso anche il can't be capitano helped. Wesker è scomparso. Let's search for him separately. I'll check the dining room again. Io controllo la stanza da I'll pranzo try di the door nuovo. on the opposite side. Io controllerò la This porta dal lato mansion is opposto. gigantic. Questa We could villa è get in trouble gigantesca. if we get lost. We should Cerchiamo di non start from the perderci. first floor, okay? Partiamo dal primo And piano per evitare di Jill, perderci. E here's a Jill. lockpick. It Ecco might un be handy if grimaldello. you, the master of unlocking, take it with you. Lo darò a te che sei un maestro una maestra Thanks. nello sbloccare le Maybe I'll serrature. need it. Sbloccare le serrature o qualcosa del genere. Barry ci sta dicendo che per non perderci dobbiamo cercare al primo piano e dobbiamo cercare però separati. Listen, if something happens, let's meet up in this hall. Se dovesse succedere qualcosa fammi sapere. This time I'll be there. Questa volta ci sarò. Bene,
quindi Barry ci ha lasciato il compito di perlustrare quella zona, ma io ricordo distintamente infatti degli Incribbon da queste parti ed è molto più generoso rispetto al remake, che se non sbaglio te ne dà soltanto due. Usiamo l'Incribbon per salvare i nostri progressi. Jill 01 Main Hall First Floor. Ok then. Bene ragazzi, questa era la prima parte di Resident Evil Director's Cut. Fatemi sapere se vi è piaciuto e beh, che dire, veramente lasciate un commento e ditemi se devo continuare questa serie, ditemi se vi piace davvero così tanto Resident Evil. E beh, che altro dire, davvero non so, è un capolavoro, cosa posso dire, è fantastico e mi fa davvero piacere rigiocarlo tantissimo. E spero che anche a voi piaccia. Fatemi sapere. Arrivederci alla prossima.